successo la campagna di prevenzione dell'osteoporosi Il Piatto Forte, promossa da Firmo e Amgen, che ha toccato le principali piazze. A bordo del camper è stato utilizzato in tutte le tappe l'innovativo dispositivo ECOS, sviluppato da una società italiana che si chiama Ecolite, il primo sistema per la diagnosi precoce dell'osteoporosi attraverso un semplice esame ecografico rapido e accurato e senza l'utilizzo di radiazioni ionizzanti. La dottoressa Maria Dea Tomai Pitinca è ricercatrice del CNR, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Fisiologia Clinica di Lecce, e chiedo proprio a lei come funziona lo screening attraverso ECOS. Un macchinario che si basa su una nuova tecnologia, che è la tecnologia REMS, Radio Frequency Echographic Multispectrometry, che è una tecnologia che è stata completamente ideata all'Istituto di Fisiologia Clinica di Lecce, e dalla quale poi è nata una spin-off che è appunto Ecolite, come accennava lei. Questo strumento è in grado di analizzare la densità minerale ossea tramite essenzialmente un'ecografia, ossia una scansione a livello femorale e a livello delle quattro vertebre lombari, esattamente come avviene con la tecnologia DEXA, con l'unica differenza che la tecnologia REMS non utilizza le radiazioni ionizzanti come invece avviene nella tecnologia DEXA. Sostanzialmente ci basiamo proprio su una ecografia, quindi utilizziamo una sonda ecografica assolutamente normale, andiamo a individuare i siti di riferimento, quindi il collo del femore e le quattro vertebre lombari. Successivamente quello che deve fare l'operatore è individuare esattamente il sito che vogliamo analizzare e dare l'avvio al software, che analizzerà in maniera assolutamente indipendente questi siti di riferimento. Il software è in grado di riconoscere in maniera assolutamente automatica i siti di riferimento e analizza i segnali grezzi che originano dalla scansione ecografica. Successivamente vengono modificati in specchi d'immagine e paragonati con specchi di immagine di pazienti sani e malati che fanno parte del nostro database. Da lì otteniamo, esattamente come nell'esame gold standard, una BMD, un T-score e uno Z-score, e quindi una diagnosi di normalità di osteoporosi o di osteopenia. Quello che otteniamo come risultato è essenzialmente ed esattamente un referto che è come quello DEXA, con la virtù di non avere radiazioni ionizzanti e quindi di poter essere utilizzato su tutto un gruppo di pazienti su cui normalmente la DEXA non può essere utilizzata. Quali sono questi pazienti? Ad esempio ci sono casi di osteoporosi in pazienti in gravidanza, si sta sviluppando anche un protocollo per poter aprire questa indagine anche alla popolazione pediatrica. Sono tutte popolazioni che spesso non vengono prese in considerazione perché si pensa che il rischio di frattura sia solo del paziente anziano. In realtà oggi si sa che la fragilità ossea può colpire vaste fette di popolazione, gli uomini, appunto le donne in gravidanza, i bambini, quindi diciamo che tecnologie di questo tipo non possono altro che far bene per aumentare la prevenzione di patologie che possono essere sottovalutate ma che sicuramente influiscono in maniera importante sia nella qualità di vita delle persone ma anche nell'idea di prevenzione e di salute di un paese.